gara ti aspetti venerdì sera a Treviso? Ma sicuramente sarà una partita molto difficile, anche perché loro sicuramente cercheranno i 2 punti, dato che sono a pari merito con le prime 3 squadre, sicuramente hanno fame di vittoria. Questo però anche noi speriamo di fare una grande partita e mi auguro di vincere, spero di vincere. Mi provi a dare una chiave di lettura tecnica della partita, dove secondo te Treviso è molto forte e dove deve essere brava Chieti? Noi dobbiamo essere molto bravi a stare sui loro diritti e punti, che con Fabi, anche Williams, stanno facendo molto, molto canestro, anche con Pitton stanno facendo molto canestro, e quindi dobbiamo difendere bene sui loro pick and roll, che li usano molto spesso, e stiamo lavorando su questo. Altra considerazione, un'altra e basta? Un uomo, ecco, che leveresti a Pilastrini? Fabi, a me piace molto come gioca. Secondo Giocatore di categoria superiore, sei d'accordo? me sì. Si sono un po' imbranati, infatti, Sempre quando non c'è letture. stato, sempre contro Roseto non c'era. Sì. Anche se Letture Chieti. sempre giuste, anche, cioè, ci ha giocato insieme l'anno scorso, quindi lo conosco molto bene. Chiudo così, poi do la parola a Lorenzo Settepanella. Una vittoria a Treviso per lanciare ufficialmente l'assalto al traguardo playoff? Sì, secondo me sì.